con il direttore degli internazionali Denis Abruzzo, Luca Del Federico. Direttore, partiamo dalla soddisfazione per l'evento che al circolo Denis Francavilla ancora una volta si sta dimostrando uno dei migliori del circuito Challenger. Ma il terzo anno e anche quest'anno un grande successo di pubblico. Abbiamo poi questa novità di questi due ragazzi giovanissimi, Giulio Zeffieri e Lorenzo Musetti, che rappresentano un po' il futuro del tennis italiano in una giornata memorabile perché è ufficiale l'ATP Finance dal 2021. E Francavilla sta rispondendo alla grande, indubbiamente saltato Caltanissetta, dopo Genova potremmo dire che l'evento Challenger più importante come presenza di pubblico e come risonanza può essere veramente Francavilla. E questa sera siamo al Players Party, i ragazzi già hanno espresso la loro soddisfazione per questo evento, anche in questo caso il torneo si è dimostrato molto affidabile. Ma una serata molto carina organizzato dalla MEF qui da Chef Nestor a Francavilla vicino al club, con un cibo che è sicuramente molto gustoso e gradito dagli atleti, sushi, pizza, pasta, quindi anche un po' gli ingredienti tipici dell'atleta, dal pesce ai carboidrati. Al di là di tutto, veramente un posto molto suggestivo, particolare ed accogliente. Internazionale di tennis Abruzzo con Giuliano Gleppo. Giuliano, ti chiedo un giudizio da giocatore su questa manifestazione. Ma penso che sia una grandissima manifestazione, tutti quanti ci siamo divertiti. Peccato che purtroppo quest'anno non siamo riusciti ad andare bene come l'anno scorso in doppio io e Andrea Vavassori. Un po' dispiace perché comunque ci tenevamo molto. Niente, io personalmente penso che sia uno forse dei challenger organizzati meglio in Italia. Sono sempre contento di tornare qua e spero di tornare di nuovo l'anno prossimo. E in questo momento siamo al Players Party, a questo punto diamo un giudizio anche su questo. Ma sì, siamo tra di noi, ci stiamo divertendo, fa piacere perché non sempre capita e niente, ridiamo, scherziamo, poi domani si torna al lavoro. Andrea Pellegrino, Internazionale Tennis Abruzzo. Andrea, partiamo da un bilancio di questo torneo, tanta gente sugli spalti, tanti match avvincenti, tu dal tuo punto di vista come l'hai vissuto? Ah, come ho sempre detto è un torneo bellissimo, è il terzo anno consecutivo che ci vengo con molto piacere perché è pieno di gente che fa il tifo, appassionati e rende il torneo ancora più bello, quindi penso che sia un elemento in più che è molto positivo per noi giocatori. Siamo al Players Party, di tutti i tornei importanti ne ha giocati già parecchi nonostante la tua giovane età, questo è effettivamente uno dei migliori a cui sei stato? Sì, come ho sempre detto anche nell'intervista, nelle altre interviste che abbiamo fatto, è uno dei challenger più belli che c'è proprio per l'organizzazione, per tutta la gente appunto che viene a vedere le partite. Il Players Party molto ben organizzato, abbiamo mangiato molto bene in questo ristorante e spero di poterci tornare l'anno prossimo. Con Andrea Vavassori, Internazionale di Tennis Abruzzo. Andrea, dal tuo punto di vista che torneo è stato? È stato un torneo bellissimo, è il secondo anno per me qui in Abruzzo e ogni anno veramente mi sorprende, sia il luogo che le persone, sono sempre speciale di tornare qui. E è stata una settimana molto divertente, siamo tutti amici, ci sono stati un sacco di giocatori italiani e quindi purtroppo non siamo riusciti a confermare la vittoria dell'anno scorso con Julien, però sono comunque riuscito a giocare il singolo, quindi sono contento. E molti italiani sono anche qui questa sera per il Players Party, sì. Vi state divertendo parecchio? Sì, il Players Party è organizzato benissimo, ne ho fatti parecchi quest'anno, ma devo dire che è stato questo di sicuramente uno dei migliori, l'hanno organizzato benissimo. La MEF Tennis Events devo dire che si conferma ogni anno come una delle migliori organizzazioni per questo tipo di tornei. Quindi niente, voglio fare i complimenti a tutta l'organizzazione e spero di riuscire a tornare qui il prossimo anno.